26enne autistico, dopo 10 anni di difficoltà, esegue accertamenti sanitari grazie al progetto DAMA, presentati all'ospedale Santa Croce i 2 percorsi dedicati alle persone con disabilità. Asfalti a Fano, l'assessore Brunori annuncia i lavori che partiranno subito dopo Pasqua, diverse le vie interessate sia in centro che in periferia. Saldi invernali, soddisfatta la maggior parte dei negozianti, per Confcommercio si è registrato un incremento del 10% rispetto al 2022, per tanti però il caro bollette ha frenato gli acquisti. 15.000 presenze sul Monte Catria e tante sfide per il futuro, il punto con il gestore degli impianti sciistici Michele Oradelli. Il liceo Nolfi Apolloni diventa scuola partner di Passaggi Festival, presentato il progetto che coinvolge 33 studenti nell'evento in programma dal 21 al 25 giugno. La Galleria Se Perdo Te presenta Giovani Festival, un evento che si terrà alla Rocca Malatestiana di Fano, dedicato all'arte in tutte le sue forme, poesia, fotografia, pittura, danza, musica, si cercano giovani talentuosi. L'osteopata Danilo Filipponi sarà ospite del programma In Salute, che torna domani pomeriggio in diretta su Fano TV dalle ore 18. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dal nostro sommario, l'azienda sanitaria territoriale 1 ha presentato 2 percorsi dedicati alle persone con disabilità. Dal prossimo lunedì 3 aprile verrà attivato un call center per le prenotazioni delle visite specialistiche studiate ad hoc. Ferrari. Il giorno che è entrato gli abbiamo fatto tutte le visite possibili. Questa è la buona sanità ed è il frutto di un grande lavoro di squadra. Ha esordito così il subcommissario con funzioni sanitarie Edoardo Berselli, che questa mattina all'ospedale Santa Croce ha aperto la conferenza stampa dedicata al progetto DAMA, un percorso di accesso alle prestazioni sanitarie dedicato esclusivamente ai minori con disturbo di spettro autistico o disabilità grave, in particolare con disabilità di tipo intellettivo, comunicativo e neuromotorio provenienti da tutta la regione Marche, e ai pazienti maggiorenni con disturbo di spettro autistico o disabilità grave residenti nella provincia di Pesaro Urbino. È un progetto che in qualche altra regione è già stato sviluppato e ha dato risultati fantastici, noi ci stiamo arrivando e ovviamente ogni progetto però ha la sua collocazione territoriale. L'esperienza di anni di sistemi di qualità ci ha insegnato questo, cerca di capire cosa serve davvero, ascolta le persone, ascolta le mamme, ascolta i professionisti e poi costruisci. E noi cosa abbiamo fatto? E oggi è l'apoteosi, siamo riusciti veramente a fare qualcosa, a renderlo concreto. Il percorso ospedaliero, che è personalizzato in base alle caratteristiche del paziente, nasce da un bisogno reale delle famiglie di avere un accesso agli esami e alle visite specialistiche meno faticoso. Queste prestazioni verranno garantite sia nello stabilimento di Fano che in quello di Pesaro. Da lunedì 3 aprile, inoltre, verrà attivata una linea telefonica in alcuni giorni e orari prestabiliti dedicata ai genitori o al caregiver della persona con disabilità. È importante che il pediatra o il medico di medicina generale indichi progetto DAMA come quesito diagnostico sull'impegnativa del paziente per poter richiedere la prenotazione delle visite specialistiche. I percorsi sono di due tipi, percorsi di tipo ambulatoriale, il che vuol dire visite specialistiche dedicate, oppure in alcuni casi può essere necessario sia per la visita specialistica, tipo l'odontostomatologia, che richiede comunque un intervento sul paziente, un pre-ricovero che comprenda degli esami comprensivi della consulenza anestesiologica, perché il procedimento chirurgico avviene ovviamente in sedazione farmacologica. Considerati questi soggetti fragili, quali possono essere le difficoltà anche di comunicazione a volte? Cioè difficoltà di comprensione, perché la persona con disabilità fatica a capire che cosa gli sta succedendo in uscita, perché non riesce a comunicare il suo dolore. Quindi noi dobbiamo agevolarlo attraverso agende visive, attraverso simulazione, al comprendere quello che gli sarà succedendo in un ambiente estraneo che quello ospedaliero. Anche sotto forma di gioco, dottoressa?
per i bambini sicuramente sotto forma di gioco, per gli adulti ovviamente anche attraverso agende visive, visualizzazioni, andiamo incontro al paziente, il paziente è il centro di tutto. La fase sperimentale del progetto ad oggi ha coinvolto 66 minori afferenti alla neuropsichiatria infantile che hanno effettuato visite specialistiche e a partire da gennaio 2023 13 pazienti del percorso chirurgico di odontostomatologia, di cui 9 adulti e 4 minori, a raccontare l'esperienza vissuta con suo figlio Luca, autistico grave di 26 anni, è stata la mamma Elisabetta. Fatica a capire a volte quando lui c'ha dolore, mal di denti, e quindi siamo venuti a conoscenza di questo progetto e subito mi sono attivata subito per essere chiamata, abbiamo fatto dei colloqui e quindi siamo arrivati qua e ci hanno accolto veramente con tanto, cioè, tanto amore, me e soprattutto mio figlio. Ed è stato sottoposto a tanti accertamenti? Sì, hanno fatto delle cure ai denti e poi gli hanno fatto degli esami agli occhi perché un occhio non vede, cose che non riesco a fare normalmente, e quindi sì, per me è stata una bella... Da dieci anni, sì. Alla presentazione del progetto, promosso dall'Istituto Superiore di Sanità, hanno partecipato il commissario straordinario dell'AST Pesaro Urbino Gilberto Gentili, il consigliere regionale Luca Serfilippi e il collega, nonché presidente della Commissione Sanità, Nicola Baiocchi. Questi sono momenti in cui riesci a intravedere le possibilità che ha un percorso integrato nel favorire, consentire ai pazienti di non doversi fare da soli il percorso, cioè girare lemosinando appuntamenti al CUP, cercando medici, cercando infermieri, cercando risposte a delle problematiche che sono pesantissime. Avete visto la signora col figlio di 26 anni che praticamente da 10 anni non faceva una visita odontoiatrica, quindi immaginatevi la situazione di quella bocca. Sono ragazzi che, o uomini anche, perché 26 anni, parlare di ragazzi già è, come dire, eccessivo, che hanno un mare di problemi, che hanno problemi di gestione fortissimi, sono famiglie che sono a volte devastate da queste problematiche, quindi dargli un aiuto e consentirgli comunque di usufruire di servizi integrati che in un accesso risolvono più di un problema, secondo me è una cosa meravigliosa ed è veramente uno di quei giorni in cui ti commuovi, perché veramente capisci che hai favorito qualcosa di utile. Un grave incidente stradale si è verificato oggi a Pesaro intorno alle ore 13 lungo la strada statale all'altezza di Largo Tre Martiri. Una donna è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada portando a mano una bicicletta nei pressi dell'attraversamento pedonale. La donna è stata trasportata dall'eliambulanza al Torrette di Ancona, ma non si conoscono ancora le condizioni di salute. Sul posto, oltre al 118, gli agenti della polizia locale. Invece gli agenti del commissariato di Fano, diretti da Stefano Seretti, oggi all'alba hanno svolto delle verifiche all'interno di un residence ubicato nella zona del lungomare di Fano, oggetto di diverse segnalazioni. L'attività effettuata congiuntamente alla polizia locale ha portato all'identificazione di alcuni cittadini stranieri che dimorano in quella struttura. Nel corso dei controlli è stato identificato un rumeno, pregiudicato 37enne, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro. L'uomo, che è stato portato nel carcere di Villa Fastigi, dovrà scontare la pena residua di 1 anno e 7 mesi di reclusione perché condannato per ricettazione. Ed ora passiamo a un altro tema molto sentito dai cittadini, ovvero quello delle nuove asfaltature. Sentiamo i dettagli nell'intervista realizzata all'assessore ai lavori pubblici Barbara Brunori. Ci troviamo qui in uno dei controviali di Viale Cairoli che abbiamo appena riqualificato, sia nella sostituzione delle cordelature che erano naturalmente degradate, ma anche nel rifacimento dell'asfalto. Ora a questo quartiere attendono altre nuove asfaltature che stanzieremo con l'ultimo nuovo appalto, su cui stiamo tra l'altro già lavorando. A partire dal Gugulma ci sono altre traverse ammalorate su cui interverremo con certezza, e una riqualificazione importantissima che riguarderà proprio il nuovo sottopasso che realizzeremo con Ferrovie dello Stato e partirà a giugno, tanto che nella prossima settimana proprio incontreremo gli imprenditori, quindi inviteremo gli imprenditori del posto proprio per avvisare sul cronoprogramma dei lavori. Ecco, a seguire su questo ci tengo a dare degli aggiornamenti rispetto alle asfaltature che sono in corso e presto prenderanno il loro corso, proprio per dare una risposta puntuale. La prossima, subito dopo Pasqua, partiranno le asfaltature sia di via Cacciafame, via tutta la parte della zona industriale, quindi la parte di via Einaudi, dal nuovo parcheggio
del Fano Center sino ad arrivare al distributore, su tutta l'area all'interno del Brico, compreso il parcheggio, e poi passeremo in via Meda, in via Vampa e nel tratto di via Roma. Successivamente interverremo anche in via del Domenichino, sempre nel mese di aprile. Via del Domenichino ha due parti, la parte alta e la parte bassa. La parte alta avverrà ad aprile, la parte bassa invece avverrà a maggio, perché sono due le società che intervengono differenziate, per cui ci hanno dato un cronoprogramma diverso. Dopo quella interverremo in via Fraghetto. Ci sposteremo in via Cuoco, via Giannone, via Condotti. I primi di maggio faremo tutto l'anello della Piazza del Popolo e via Giusti, per poi intervenire a via Fosso Sant'Orso ed anche presso Piazzale Bonci e viale Mariotti, che questi sono interventi che faremo conseguentemente all'intervento di moderazione del traffico, nuovi marciapiedi e pista ciclabile, che anche questo è prossimo a partire. Prossimo significa 2-3 settimane saremo già al lavoro. Dopodiché andremo in via Galileo Galilei, in via Bellandra, interverremo anche sul parcheggio dello Sport Park che versa in condizioni indecorose, ci sposteremo anche in viale Europa, in viale della Resistenza, e, per poi fare anche delle vie legate al quartiere della Paleotta, che sono via Niccolò da Fano, via del Guercino e via Areni. Naturalmente interverremo anche su metà della strada di via Girolamo da Fano, che questa era dove sono stati già fatti degli interventi importanti, c'è un pezzo che è più ammalorato degli altri, e in tutta quella che è la località di Sant'Andrea, dove ASET è intervenuto con i sottoservizi dell'acquedotto. Successivamente passeremo anche sulle strade, diciamo, del lungomare di Sassonia, invece una parte di via Adriatico, in via della Marina, via Caduti del Mare, via del Perugino, via Giotto, via Campioni e via Manzoni, via Raffaello Sanzio, via di Villa Uscenti, via di Tolentino, via Cingoli, via Osimo, dove in quest'ultima parte di strada che ho appena citato deve ancora essere individuato il tipo di intervento da effettuarsi, proprio alla luce di quelli che sono stati i lavori di sottoservizi fatti in quest'anno, considerato che, come dico sempre, non si può intervenire subito, perché altrimenti non si stabilizza il terreno e si rischia di fare un lavoro mal fatto e doverci ritornare. Oltre questo andremo a fare delle bonifiche importanti anche su via Viale Romagna e Viale Primo Maggio. Nell'ultimo appunto appalto di lavori che stanzieremo a breve, perché abbiamo appena approvato il bilancio, ma su cui stiamo già lavorando, ci saranno delle risposte significative sia per il quartiere del Poderino, sia per il quartiere della qui appunto, come dicevo, del Lido, della Paleotta e comunque anche di altre strade di Fano Sud e più in periferia. Non dettaglio le vie, perché lo farò nella prossima occasione in cui approveremo definitivamente il progetto. Partiranno a breve le opere di somma urgenza idrica per un valore di 5.148.000 euro nei comuni della provincia pesarese più colpiti dall'alluvione del 15 settembre scorso: Cagli, Cantiano, Frontone, Sera Sant'Abbondio e Pergola. Lo ha deciso in modo unanime la conferenza dei servizi che si è svolta questa mattina nella sede di Marche Multiservizi. Il gestore darà così avvio ai primi interventi sulle reti acquedottistiche e fognarie e sui depuratori. La Guardia di Finanza di Pesaro e il Comune di San Costanzo hanno siglato un protocollo d'intesa a tutela della spesa pubblica e a contrasto dell'evasione tributaria. Nel dettaglio verranno eseguiti dei controlli sull'erogazione di contributi, sussidi, benefici economici, integrazioni dirette per servizi pubblici, contributi affitti, rimborsi utenze e prestazioni sociali in genere forniti dall'amministrazione comunale. Lo scopo dell'accordo è quello di individuare soggetti che, attraverso l'occultamento di redditi o la presentazione di istanze false, risultino assegnatari indebitamente di queste prestazioni, impedendone l'ottenimento da parte di coloro che invece ne hanno un effettivo diritto. Cambiamo argomento e parliamo dei saldi invernali. Cristiana Guerra ha chiesto a commercianti e consumatori se hanno approfittato di questa occasione. Il caro bollette per qualcuno ha frenato gli acquisti. Con i saldi sono aumentate le vendite, come è andato il lavoro? No, perché la gente, cioè, i consumi sono fermi, e il mercato gira molta gente anziana, i giovani comprano su internet, adesso vediamo con la primavera. Noi fortunatamente abbiamo il discorso di turismo che ci aiuta abbastanza. E lei non lo vede bene il futuro? Ma per adesso no, perché c'è anche la guerra, quindi la gente
Poi vabbè, il caro bollette comunque è relativo, devono aumentare le pensioni e gli stipendi, e se non c'è il lavoro ti mangi quei soldi che hai messo via. Molti hanno i debiti con le banche e per questo non chiudono. Sono partiti bene i primi due weekend, come capita quasi sempre. Contenti, però saremmo più contenti di vendere all'inizio stagione, quando il prezzo è più intero. Primo marzo sono terminati i saldi, come sono andati? Hanno rispecchiato le previsioni? Assolutamente sì, hanno rispecchiato le previsioni. È chiaro che diciamo, i saldi non hanno più il peso che avevano una volta, però chiaramente rimangono un importante aiuto per l'economia innanzitutto. C'è stato un incremento del 10% rispetto all'anno scorso, con una spesa pro capite da 133 a 145 euro. Questo per noi è importante, perché fa capire la fiducia che di nuovo ha il consumatore verso i negozi fisici. Ci sono due aspetti fondamentali che vogliamo sottolineare: uno è che comunque andrebbero posticipati, e dall'altro sarebbe ora di far cominciare a pagare alle multinazionali del web, dell'online, le tasse che poi pagano invece tutte le piccole e medie imprese che fanno parte del nostro territorio. E venite spesso al mercato? Sì, sempre, tutti i sabati, da 20 anni e più. Quindi al mercato si compra meglio oppure ci sono sempre cose convenienti, diciamo? Allora, ci sono bancarelle e bancarelle, noi ormai conosciamo le bancarelle dove andare, dove ci sono le cose belline da acquistare, e va bene. Dai. Una famiglia con tre figli, con 1200 euro di gas e 600 di luce, non, è difficile, è molto difficile. Si compra proprio il necessario, perché tanto qualcosa serve. Quest'anno non ho fatto grossi acquisti. La colpa è anche del caro bollette? Ma anche, però forse non ce n'era neanche una grossa necessità nella mia famiglia e quindi non ho... Non ho acquistato nulla in particolare? Nulla in particolare. Dovete per svagarmi un po', ma non posso perché io non lavoro, ho un figlio che lavora da solo, quindi non riesco. Le bollette sono molto care, non compro perché cioè, la vita è diventata impossibile. No, compro quanto mi serve, quanto ho proprio bisogno, se no non compro, perché già i prezzi sono andati molto alle stelle. Caro bollette, anche quello, poi c'è il mutuo, poi c'è la spesa, ci sono i figli, non si riesce, allora facciamo meno di fare quello, facciamo meno per noi e per dare ai figli, tanto o così, niente. Ha fatto degli acquisti convenienti? Sì, sempre, ogni anno aspetto i saldi. Ma il caro bollette ha inciso nei suoi acquisti oppure no? Abbastanza, dai, diciamo di sì, perché comunque sono aumentate, quindi è rimasto un po' di meno da spendere. Ho acquistato un tagliere, un cappottino verde, diverse cosine. Approfittiamo dei saldi per avere qualche capo in più. Qualche cosa al mercato invece lo acquista solitamente? Ma sì, se trovo qualcosa di carino, sì. Dal centro storico alla montagna, con il cogestore degli impianti sciistici del Monte Catria, Michele Oradei, che ha fatto un bilancio delle presenze e annunciato le prossime sfide. Michele, nonostante la stagione sia partita in ritardo, la montagna ha registrato un boom di presenze. Sì, fortunatamente sì. La neve è arrivata verso il 20 di gennaio, è durata per un mese e mezzo, quindi non è andata male. E boom inaspettato di presenze, cioè inaspettato non tanto, perché noi che abbiamo investito ci puntavamo, 15.000 presenze di primi passaggi, noi al Monte Catria, ma anche nelle altre montagne è andata benissimo, i nostri amici vicini del Nerone, ma anche giù nel Maceratese. E prevalentemente il turismo è Morghi Fuggi in giornaliero? No, il dato veramente entusiasmante è proprio questo, che grazie agli investimenti della regione nel pubblico e noi imprenditori privati, abbiamo trasformato un turismo del giornaliero, praticamente pendolare, in un turismo di 2-3 giorni, quindi con presenze che si sono fermate nel nostro territorio. Abbiamo riempito tutti i bed and breakfast, non avevamo più posto, non siamo riusciti a far dormire nel nostro territorio tutti quelli che lo volevano. Chi o che cosa contribuisce a questo successo? Investimenti, solo investimenti. Cioè, oggi la gente è molto esigente. Le mezze cose non funzionano più. Le cose se si fanno bisogna fare degli investimenti importanti, bisogna seguirli, i servizi soprattutto, perché noi, gli investimenti vengono fatti dal pubblico e dal privato, chiaramente maggiormente dal pubblico, perché le nostre strutture sono molto costose. E quindi la Regione, grazie alla Regione, ha creduto nel passato
nel rimodernamento delle nostre montagne. Noi del Monte Catria, ma anche tutte le altre montagne, hanno beneficiato di questi investimenti della regione, e soprattutto il pubblico e il privato, scusate. Il privato ha investito con soldi propri e soprattutto nei servizi. Bisogna dare i servizi ai turisti che arrivano, perché altrimenti il turista non viene. Quali sono le sfide per il futuro? Nuovi investimenti. Bisogna fare in modo che questo turismo, che oggi è passato dal turismo giornaliero al turismo di 2-3 giorni, faccia un altro salto importante, che è quello di passare dal turismo dei 2-3 mesi stagionale a un turismo dei 365 giorni. Quindi investimenti per l'estate, importantissimo, quindi dotare le nostre montagne di tutte le strutture che servono per l'estate, come avviene al nord, vuol dire bike park, vuol dire mettere a posto i sentieri, attrazioni ludiche per le famiglie, quindi il kinder come il nostro, che lo abbiamo già, vuol dire parchi avventura, il glamping, che è una novità che sta andando tantissimo, quindi turismo in tenda ma supportato da servizi. È importante secondo lei puntare sul binomio mare-montagna? È fondamentale, e il mare si è già accorto di questo, non a caso già sono anni che, 2 o 3, che abbiamo iniziato a collaborare. Il turista, come una volta che veniva 10 giorni al mare e si fermava sotto l'ombrello, non esiste più. Il turista vuole fare esperienze, vuole visitare il territorio dove va, e su questo noi siamo vincenti. Spesso alle fiere, quando noi andiamo alle fiere, i stakeholder non credono che a distanza di 50 km abbiamo tutta questa cosa. Quindi spostandoci nell'entroterra ci sono i borghi, c'è il turismo del religioso, enogastronomico, i teatri, la cultura, urbino, cioè abbiamo di tutto. L'importante è metterlo in rete e collaborare. Il Liceo Nolfi Apolloni diventa scuola partner di Passaggi Festival. Questa mattina è stato siglato l'accordo che vede una trentina di ragazzi impegnati dal 21 al 25 giugno in diverse attività durante le date dell'evento. Filippo Pucci. L'evento dedicato alla saggistica Passaggi Festival torna nella città fanese nelle date che vanno dal 21 al 25 giugno. In occasione dell'avvicinarsi della manifestazione, questa mattina è stata presentata la partnership tra il Liceo Nolfi Apolloni e, appunto, Passaggi Festival. Una collaborazione che prosegue da alcuni anni, ma che quest'anno vede finalmente l'ufficialità come scuola partner dell'evento attraverso molteplici attività in cui gli studenti saranno i protagonisti. Ne siamo molto contenti. Diversi nostri studenti svolgono questa attività nell'ambito di ciò che si chiamava alternanza scuola-lavoro, che oggi è stata ridefinita dal Ministero nei termini nuovi di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. I nostri ragazzi vengono impiegati in questa attività in vari ambiti, di carattere giornalistico prevalentemente, quindi social media, redazione di recensioni, redazione di articoli, ma anche accompagnamento per gli ospiti di passaggi, per gli autori, rapporti con gli autori, attività di segreteria e introduzione anche di alcuni appuntamenti con gli autori, fotografie, una serie di attività che già proiettano i nostri studenti in alcuni degli ambiti che potrebbero anche essere loro ambiti professionali futuri. In questo senso la cosa ha una valenza orientativa anche per l'attività dei nostri studenti dopo la fine del loro corso di studi presso il nostro liceo. La conferenza si è tenuta all'interno del plesso scolastico, alla presenza del preside, insegnanti, amministrazione comunale e degli organizzatori del festival. Gli studenti che arrivano non soltanto per, come dire, firmare un foglio presenza giornaliero, ma per fare cose davvero importanti all'interno del festival. Nessuno di essi viene tenuto, come dire, in disparte, vengono tutti coinvolti, ci sono una serie di incontri di preparazione al lavoro che poi ciascuno deve fare, e quindi c'è un coinvolgimento reale e attivo degli studenti nell'organizzazione e nella gestione dei giorni del festival. Oltre 30 i ragazzi delle classi terze e quarte dell'indirizzo classico, linguistico, artistico, scienze umane ed economico-sociale che si metteranno alla prova grazie a dei tutor che li formeranno prima dell'evento. Una specie di start-up, Passaggi Festival deve essere considerata questa, per giovani che vogliono tentare una propria attività lavorativa nel mondo della cultura. Ecco, noi siamo di quelli che pensano che con la cultura si mangia. Il problema qual è? Che in questo paese i vari talenti
che ogni anno vengono scoperti tra i giovani, poi non trovano un'occupazione adeguata e sono costretti ad andare all'estero. Ecco, io direi che il merito di Passaggi Festival è stato proprio quello di essere una start-up, di aver fatto scoprire una passione verso la cultura e una propria attività in futuro per i giovani. L'arte in tutte le sue sfaccettature torna protagonista a Fano, dando la possibilità ai giovani della zona di salire sul palcoscenico. Sentiamo di che cosa si tratta nell'intervista di Doro Catalani. L'arte in tutte le sue sfaccettature torna protagonista, dando la possibilità ai giovani della zona di salire sul palcoscenico, ma anche di esibire le proprie opere. Come e quando è nato questo progetto, Doro? Allora, l'idea parte da lontano, una serie di iniziative che ho svolto nella galleria, e è stata una bella idea quella volta e ho continuato negli anni successivi. Nel 2020 al Prelato sono partito insieme a dei colleghi artisti del calibro di Patrizi, Vicinetti, eccetera, in buona compagnia, con Eccessi d'amore, una iniziativa per festeggiare Raffaello, e l'anno successivo al Prelato per ricordare il futuro, sempre con contaminazioni artistiche. Poi l'anno scorso, l'ultima estate, con Decamerone 22. Quest'anno ho pensato di trasferirmi in città, sarò alla Rocca Malatestiana. Continuiamo su questa linea, cerchiamo di coinvolgere giovani artisti a tutto tondo, quindi pittori, scultori, musicisti, cantanti, ballerini, circensi, videomakers, fotografi, eccetera, e vogliamo dare loro, a questi giovani ragazzi, la possibilità di esibirsi, quindi di farsi conoscere ad un pubblico più ampio. Fanesi e non solo. E non solo, sì, perché ho visto che stanno arrivando anche richieste di partecipazione da al di fuori. Principalmente avevo messo la diocesi Fano, Fossombrone e Cagliipergola, difatti abbiamo chiesto il patrocinio della diocesi, del comune. Quando si svolgerà l'evento e come sarà suddiviso? Si svolgeranno nei giorni di 3 e 4 giugno. Siamo in concorrenza con il Brodetto, ma il nostro pubblico è diverso, anzi prima si diverte e poi andrà a cena, quindi non ci sono problemi. Funzionerà così: in queste celle ci saranno degli espositori già dal pomeriggio, pittori, scultori, fotografi, questi più adulti che faranno da tutor a degli artisti emergenti, quindi esporranno insieme, questo nelle celle. Nel dopocena avremo lo spettacolo, quindi ballerini, cantanti, poeti e tutto il resto. Non sarà una gara? No, no, al momento no. Pensiamo proprio deve essere un bel momento di gioia, di condivisione, non di competizione, no. Collaborazione e conoscenza reciproca delle varie attitudini e talenti. Come è possibile iscriversi e qual è la data di scadenza? Per aderire basta contattarmi a questo numero di telefono, come lo vedete, 338-305-1082. Ha registrato il tutto esaurito la compagnia dialettale GAF, andata in scena da lunedì 27 a mercoledì 29 marzo al Politeama di Fano. Visto il grande successo di pubblico, è stata aggiunta un'ulteriore data. No, è proprio vera, eh? Tu ste monde, com la giri, manda sempre le donne! Lucio, vi aspettavate questo successo? Beh, effettivamente qualche dubbio l'avevamo, perché siamo tornati al Politeama dopo 3 anni, l'ultima data è stata 2019, poi a causa del Covid abbiamo dovuto fermare l'attività, e fortunatamente abbiamo avuto prima una gran richiesta di biglietti sulla fiducia, poi queste prime 3 date, 27, 28 e 29, che abbiamo già rappresentato, abbiamo avuto un grande successo di pubblico, tant'è che abbiamo dovuto aprire una nuova data lunedì 3 di aprile. Ecco, e anche per quella data già molti biglietti sono stati venduti. Effettivamente il tam tam, il gradimento di quelli che sono venuti a vedere le prime 3 serate, ci hanno già fatto vendere buona parte della serata di lunedì prossimo. E com'è possibile prenotare? Si può fare in 2 modi, o vi recate direttamente al Politeama e acquistate il biglietto, oppure anche semplicemente telefonando al numero che vedete in questo momento sovrimpressione, prenotate il biglietto e ritirate la sera stessa, lunedì prossimo. Andiamo a ricostruire il nostro nido d'amore. Sì, 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 sì.
Tornerete in scena anche la prossima estate? Ancora diciamo, la stagione chiaramente è da organizzare, vediamo di finire bene la stagione invernale. Poi sicuramente qualcosa faremo, abbiamo già delle collaborazioni da tanti anni con tanti comuni, con l'Arena BGC, poi vedremo che cosa ci propongono e cosa riusciremo a fare. Domani torna in diretta il nostro programma In Salute. L'ospite sarà il dottor Danilo Filipponi, osteopata e rieducatore funzionale. Sentiamo dai due conduttori quale sarà nel dettaglio l'argomento della puntata. Grazie infinite per la linea, vi aspettiamo domani, venerdì 31 marzo alle ore 18, come sempre, qui in diretta su Fanno TV. Michi, parleremo di che cosa? Parleremo di un tema veramente bello e importante con un professionista che verrà qua e parleremo, lo spoileriamo, di osteopatia in gravidanza e neonatale. Quindi un argomento molto bello e molto utile per tutte le mamme e future mamme. Ci vediamo domani. A domani. Vi ricordo che lunedì sera, primo cittadino, sarà nostro ospite il sindaco di Urbino Maurizio Gambini. Tra poco invece manderemo in onda un approfondimento insieme al cogestore degli impianti sciistici del Monte Catria, dedicato al turismo montano come volano per lo sviluppo delle aree interne. E a seguire uno speciale di Confartigianato Imprese Ancona, Pesaro Urbino, sul convegno intitolato Realizzare la sostenibilità, le nostre imprese si raccontano. Ospite d'eccezione Neri Marco Re. E con questo non mi resta che salutarvi e darvi l'appuntamento domani mattina alle 7 in diretta insieme a Massimo Foghetti. Buona serata.